Si è aperta questa giornata di gare e abbiamo esordito con una fantastica 5 km dove Gregorio Paltrinieri e Domenica Cerenza hanno ottenuto rispettivamente un oro e un argento, per poi passare alla 5 km femminile dove Giulia Gabrielleschi è riuscita ad ottenere un fantastico terzo posto e quindi medaglia di bronzo. Abbiamo aperto alla grande questo campionato europeo che si svolge qui a casa nostra, a Ostia. Oggi mi sono cimentata nella 5 km, ho ottenuto un decimo posto, non pienamente soddisfatta ovviamente, come buon agonista quale sono, avrei voluto ottenere di più, però non piangiamo sul latte versato, andiamo avanti, portiamo a casa questo risultato e continuiamo a lavorare. È stato un percorso molto, molto frastagliato il mio, perché ho dovuto ricominciare da zero dopo 2 anni di stop dovuti a un problema cardiaco. Mi sono rimessa testa e cuore a lavorare più di prima, nonostante l'età avanzata, ma sono riuscita a qualificarmi a questo europeo e mi sono buttata in acqua cercando di dare il massimo e cercando di raggiungere il miglior risultato possibile. Il nostro gruppo di allenamento è multirazziale, come si suol dire. Si sono aggiunti al nostro gruppo, noi italiani, ci sono tedeschi, francesi, sammarinesi, di ogni polso. Ovviamente quando i risultati arrivano e fanno molto rumore, tutti vogliono ambire a questo, quindi il nostro gruppo è un gruppo numeroso, ma non per questo meno affiatato, che si disperde, ecco. Siamo tutti molto affiatati, molto competitivi e ci alleniamo bene insieme, perché ogni giorno è uno stimolo l'un l'altro per chi riesce a far meglio, ecco. Avere Gregorio Paltrinieri nel gruppo è sicuramente uno stimolo in più e è un motivatore sicuramente come persona, come atleta, e un trascinatore come non pochi, ecco. E avere Gregorio Paltrinieri nel nostro gruppo è ovviamente un privilegio, no? Direi una bugia se affermassi il contrario, e averlo tra di noi è una lente di ingrandimento, perché tutti gli occhi sono puntati sul nostro gruppo, perché tutti vorrebbero entrare a far parte del nostro gruppo e tanti cercano di emulare il nostro gruppo, ovviamente, però è estremamente stimolante e appagante. Allora, il lavoro conciliato con Fabrizio Antonelli, allenatore, nonché mio marito, è tranquillo, devo essere sincera. Sono partita aggressiva, ma è un lavoro estremamente tranquillo. Ciò che succede a bordo vasca rimane sul bordo vasca. Appena si chiude il portone di casa, siamo io e lui e Anita, il nostro cane, che conta più lei di me ormai, però va bene, questo è un dettaglio ormai appurato. Riusciamo a distinguere bene i due mondi, ecco. In piscina lui allenatore, io atleta, a casa io sono la moglie, lui il marito, zitto.